Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, sono molto contenta di vedervi qui. Avete rinunciato ad essere all'Eurovision questa sera per essere qui con noi, speriamo di divertirci tutti insieme. Prima di cominciare vorrei ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze di qualsiasi età che hanno partecipato all'organizzazione di queste due giornate, e in particolare a Giuliana. Senza la sua iniziativa, senza la sua forza, noi non saremmo qui oggi a festeggiare il nostro dipartimento, le nostre attività. E poi vorrei ringraziare chi mi ha aiutato a costruire questo spettacolo, in particolar modo Gabriella Bordin, che ci ha guidato come regia nell'organizzazione di tutto questo. Grazie e a fra pochissimo. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Oh, bene, sono vivi. Benissimo. Benvenuti. Benvenute a bordo. La porta d'imbarco ora è chiusa. Se siete qui e se i vostri programmi di viaggio includono una passeggiata alla scoperta delle molecole, lo includono? Siete arrivati nel posto giusto, bravi! In questo viaggio non servirà allacciare le cinture di sicurezza, no, ma servirà una cosa: essere dotati di un dispositivo che tutti abbiamo in borsa, oppure nello zaino, insomma, tutti noi ce l'abbiamo, dai. Un suggerimento: 125 anni fa moriva Antonio Meucci, inventore del telefono, bravissimo, ecco. È passato un sacco di tempo da allora. Noi oggi abbiamo gli smartphone. Con gli smartphone possiamo farci un selfie, come abbiamo fatto prima col maestro, il professor Zecchina. E poi possiamo fare le fotografie, sì, mandare WhatsApp, usare i social, ma possiamo anche scegliere. In genere, all'inizio di una conferenza o di uno spettacolo, sentiamo sempre una voce che dice: vi raccomandiamo di spegnere i cellulari. Bene, a noi servirà. Tenetelo a portata di mano. Avanti, mettetelo nel banco. Bravi? Ok, perfetto, bravissimi. Con un approccio semplice si introdurranno agli spettatori e alle spettatrici alcune molecole che sono per noi essenziali, perché alla base di moltissime catene produttive, oltre che per la nostra vita. Si aprirà quindi un confronto. Proprio grazie al vostro telefono sarete voi a scegliere le sorti di questa storia che vedrete oggi. Cerchiamo di rispondere ad alcune domande. È possibile uno sviluppo sostenibile? Si può trasformare un rifiuto in una risorsa? Le tecnologie necessarie per il cambiamento sono disponibili fin da ora? L'impianto produttivo attuale si regge sulla disponibilità di risorse abbondanti e poche restrizioni ambientali. In questo modo, negli ultimi 200 anni siamo aumentati moltissimo. La popolazione è cambiata, è cresciuta da 1,5 miliardi, adesso siamo 8 miliardi e si prevede che nel 2100 saremmo ben 11 miliardi di persone. Questa crescita non può continuare in questo modo, perché contemporaneamente le risorse del pianeta si stanno esaurendo, quindi abbiamo bisogno di cambiare registro, bisogna trovare una trasformazione. E poco a poco che noi aumentiamo le nostre necessità, il pianeta si impoverisce e ogni anno si avvicina sempre di più come quello che si chiama l'Earth Overshoot Day.
in quel giorno le risorse della Terra risultano essere state completamente consumate e noi non abbiamo un pianeta B a disposizione. Nel 2021, l'anno scorso, queste risorse si sono esaurite già a luglio e ogni anno questa data si avvicina sempre di più. È evidente che non possiamo continuare in questo modo. E noi abbiamo a disposizione energia che utilizziamo per produrre materiali, ma in questo modo attualmente noi usiamo i materiali, facciamo molecole e poi accumuliamo un sacco di scarto e questo scarto si accumula, non riusciamo a riciclarlo e tutto questo comporta un enorme dispendio di energie e una sostenibilità molto bassa. Così non possiamo assolutamente andare avanti, abbiamo bisogno di cambiare registro. È vero, lo so anch'io che non sono una scienziata, produciamo e consumiamo energia, siamo affamati di energia. Oh, che costi poco, naturalmente, e che non ci, ci permetta tutte le nostre belle comodità, e che non ci rompano le scatole con sti problemi sull'ambiente. Qualcuno poi troverà la soluzione, vero o no? Eh no. Nessuno può trovare la soluzione se non si cambia modo di vivere. La terra si è impoverita e i rifiuti continuano a crescere a dismisura. Eh già, perché se continuiamo così avremo solo in qualche modo tre possibilità. O la popolazione diminuirà molto rapidamente, oppure dovremo cambiare molti consumi, ma nessuno di noi è disposto a rinunciare al modo di vivere che ha. E quindi in realtà c'è una nuova possibilità, possiamo cominciare un ciclo produttivo sostenibile, in modo tale che le risorse possano continuare a essere disponibili anche per le prossime generazioni. Come possiamo fare questo? Beh, se cambiamo il registro, da una parte utilizzando risorse rinnovabili e poi essendo capaci a riciclare le materie prime che utilizziamo in modo tale da non consumarle e arrivare a esaurimento. Quindi se istituiamo una catena produttiva circolare, allora potremo trovare una via d'uscita e continuare l'evoluzione e a prosperare nella nostra società. C'è una nuova visione di sostenibilità, vero? Quella proclamata dalle Nazioni Unite. E certo, perché nel 2015 le Nazioni Unite hanno pensato di raggiungere, di proporre ben 17 obiettivi. Questo è estremamente importante perché questi obiettivi non si limitano solo a un discorso sull'ecologia, sulle risorse, ma prendono in considerazione veramente i problemi a tutto tondo. Ci sono anche idee di obiettivi che riguardano più obiettivi di tipo economico-sociale e questo è molto importante, è stata una enorme rivoluzione da concettuale e che ci permette di affrontare a tutto tondo i problemi della nostra società. Certo che però non stiamo veramente andando nella direzione giusta perché gli ultimi eventi degli ultimi mesi ci stanno portando molto lontano e sarà estremamente difficile, se non impossibile, raggiungere questi obiettivi come ci siamo prefissati. E poi questi obiettivi sono belli, no povertà, bellissime, azioni sul clima. Ed ecco a voi ma chi è? Scusi, lei chi è? Chi sono? In effetti non lo so chi sono. Lei mi riconosce? Lei lo sa chi sono? Non lo so chi sono. Io so solo che ho questi colori in mano, ma non ho una pallida idea di chi sia, da dove venga. E che ci faccio qua? Ma chi è? Lui? Lui è chiamato idrogeno. Ma non l'atomo di idrogeno, lui è la molecola di idrogeno, il D idrogeno. E nessuno si fila l'idrogeno come atomo, ma la molecola sì. In questi anni ha cresciuto la curiosità e l'interesse verso questa molecola. E adesso ci viene detto che attraverso l'idrogeno in qualche modo potremo trovare una soluzione a tutti i nostri problemi di energia e di sviluppo. E quindi sempre più ci interessiamo a questa molecola.
Il nome è un nome che viene, è stato dato prendendolo dal latino, fondendo due parole, idro e ger, cioè produzione. L'idrogeno si forma combinandosi con l'ossigeno in acqua, produttore di acqua. E quindi attraverso la reazione opposta, invece, partendo dall'acqua, noi possiamo sperare di avere idrogeno e molta energia. E quindi questa potrebbe essere una strada. Certo. Dovete sapere che negli ultimi 150 anni io mi sono dato veramente da fare. Devo dirvi, con un po' di pudore, che non ho disdegnato quasi nessun elemento della tavola periodica. I metalli, quanti idruri, gli alogeni, gli idracidi. Ma l'elemento con cui mi sono data più da fare è stato il carbonio. Oh, voi non avete idea, paraffine, olefine, aromatici. Solo che adesso non ce la faccio più. Tutti parlano di me. E vabbè, e questo forse si può capire, però la situazione è eccessiva. È eccessiva perché adesso tutti mi cercano, tutti si abbarbicano a me e mi chiedono continuamente di che colore sei, dai bambini, gli uomini, le donne, di che colore sei, di che colore sei, di che colore sei. E poi, voi non avete idea, mi vogliono acciuffare, raccogliere, concentrare. Io non ce la faccio più, ma questa non è una vita. Ma vi rendete conto? Di che colore sei? Lui è il vettore energetico per eccellenza. Lo vedete? Si sente importante. Ma non sa bene perché e soprattutto non sa come approfittarne. Decide così di andare a far visita a una sua vecchia maestra, la maestra Terra. Eccola qui, la maestra Terra. Ma lei è la mia maestra. Sei? Ma come sei sciupata e avvizzita, che brutta fine che ho fatto. Chi sei? Non capisco. Maestra Terra. Vieni un po' vicino. Ma non mi riconosci, non ci vedi più. Maestra, sono io. Idrogeno. Sì, sono idrogeno. Che piacere, guarda, vederti. È tantissimo, perché non sei con me di solito. Tu sei così leggero. Sì, sono emozionato, maestra Terra. Guarda, mi tremano le mani, perché tu non lo sai, ma mi sta venendo una crisi isterica, perché io non so più chi sono. Loro lo sanno già perché l'ho già detto, ma tu no. E quindi io sono venuta a chiederti qualche consiglio. Scusa, maestra Terra, però non ce la faccio più, perché gli umani, sono diventato troppo importante, ma gli umani non mi lasciano proprio più in pace e soprattutto mi causano crisi di identità. Sto diventando schizofrenica, perché mi vedono e mi dicono di che colore sei e qualcuno si dà anche una risposta. Di che colore sei? Guarda, c'è l'idrogeno blu, l'idrogeno grigio, guarda che carino, l'idrogeno verde, boh, c'è l'idrogeno blu, l'idrogeno grigio, l'idrogeno verde, grigio. Calmati. Certo che questi umani hanno proprio una grande fantasia a chiamarti così, però per spiegarti mi ci va un po' di tempo. Siediti, che adesso ti spiego, però devo prima fare qualche premessa e magari così coinvolgiamo anche chi è venuto a trovarci qui con noi e cerchiamo di spiegare alcune cose. Vedremo di farcela, vedrai. Grazie, maestra. Beh, cominciamo con una definizione di energia, per capirci. L'energia è la capacità di compiere lavoro.
Ma noi più spesso abbiamo bisogno non solo di energia, ma anche del concetto di potenza. La potenza è la capacità di compiere il lavoro nel tempo. E noi siamo desiderosi di avere sempre strumenti che ci esprimono molta potenza. E la potenza è importante perché se noi consideriamo un uomo, l'uomo può esercitare una potenza di 50 watt per un'attività media giornaliera. E quindi questo ci dà una dimensione di quanto noi consumiamo giornalmente. E di questa potenza, se lo consideriamo come necessità a livello globale dell'intero mondo, annualmente abbiamo bisogno di 15 terawatt. E questa quantità è in realtà una grande quantità, ma ci dobbiamo porre la domanda. L'energia di cui abbiamo bisogno e la potenza sono molto di più rispetto a quello che eventualmente riceviamo dall'esterno sul pianeta, confrontabili, o è un problema di conservazione, di trasformazione, di distribuzione dell'energia che causa un costo così elevato dell'energia? E su questo vorrei che ci confrontassimo insieme. Ah, bene. Allora, tocca a me? Ok, vai. Prendete i cellulari, vai. Allora, ecco, dovete collegarvi su www.vclap.com, ecco, lì, là sopra, www.vclap.com/TG, che non è il TG, ma TG KZKT. Ci va un po' di musica, maestra. Adesso vengo ad aiutarvi io, Allora, vado a vedere se si sono collegati. Alba, sì, lo ripeto. www.vclap.com/T di Torino, G di Genova, K di K, Z di Zuzzurro, K di K e T di Torino. Lei si è collegato. Ah, qua si sono già collegati. Questi sono gli allievi della professoressa Bordiga, secondo me. Sono già collegati. Lei non si è ancora collegata! Forza! Non è allieva? Non è allieva, mi scusi. Allora, vediamo qua. Fatemi controllare, perché io, ecco. Ah, guarda qua, si sono collegati. Grazie, ma qui è facile. Andiamo dalle persone più grandi. Si sono collegate, ma lei era alla reception, lei sa tutto qua di questo spazio, lo so. Lei lo so che sa tutto. Ecco. Vado dalla presidente del centro scienza. C'è la presidente del centro scienza che non si è ancora collegata? Io faccio quella che... Vai, mi dice. Qui si è collegata, ok. C'è anche la presidente del centro scienza, lo sa? È lei. Questa signora qui, vedo se si è collegata finalmente. Perché se non si collega lei, non partiamo col quiz. Si è collegata, vi dicono di dire che si è collegata. Ok. Allora, siamo pronti? Leggo la domanda. Perché l'energia costa così cara? Risposta 1. Perché consumiamo più energia di quanta ne sia disponibile. Risposta 2. Vediamo. Perché sono alti i costi di conversione, stoccaggio e trasporto, eccetera. Risposta 3. Perché siamo in Italia, il sistema ne approfitta. Questa bisogna leggerla un po' così, questa. Giusto? Perché siamo Italia e il sistema ne approfitta? 4. Perché le risorse fossili sono quasi esaurite. Guarda, diamo il via alla votazione. Io vado dagli allievi di Bordiga, così copio. Ok, pronti? Possono votare? Sì, certo. Votate. Hanno già votato. Ha votato? Lei ha votato? Oh, mamma mia. Scusi lei. Può aiutare la signora, per favore? Metti di nuovo la musica, che la signora si deve collegare, grazie. Qui è apposta, è uno spettacolo intergenerazionale. In realtà dovevamo metterci un giovane, uno un po' meno giovane. Un giovane, vero? Vero, Gabriella Bordin? Regista, ok. Ecco, scusi, ma senza il voto della signora non abbiamo... 35 su 50. Scusi, ma questa giovane non è brava. Ma lei è allieva della Bordiga? Scusi. Niente. Adesso arriviamo. Va bene. Mentre la signora si collega, vediamo i risultati.
I risultati, 43 voti, leggo sulla... 44 voti, Celiconcina sotto il numero 2, 45 voti, 46 voti, si è collegata anche la Presidente. Ci vuole il mouse. 46. 46 voti, forse ci vuole il mouse, mi dicono. Non vi preoccupate perché nel caso parto con uno spettacolo di cabaret. Vado indietro, vado indietro. Forse ci vuole il mouse, vediamo. E no. Prova nell'iconcina quella lì del 47. Risultati. Yeah! Allora. Bravissimi. Cosa dici, scienziata? Sono stati bravi? Bravissimi. In effetti... Complimenti! In effetti il problema non è legato al fatto che non riceviamo energia. Questi sono i nostri consumi, 15 terawatt, e questa è l'energia che ci arriva dal sole, molta di più. Il problema è che non la sappiamo stoccare, non la sappiamo concentrare. E l'energia del sole è discontinua e quindi non sempre quando abbiamo bisogno di energia possiamo utilizzare l'energia del sole. Quindi non è un problema di quanta energia, ma di come la sappiamo appunto trasformare e distribuire quando ci serve e avere la potenza di cui abbiamo bisogno, perché l'energia del sole è molto meno, diciamo, concentrata di quella che a noi serve in generale. Bene, andiamo avanti. Ecco, riprendete i cellulari! Adesso dobbiamo fare più veloce. Allora, seconda domanda. Nell'ambito delle risorse fossili, quali delle ripartizioni è quella giusta? Allora, adesso leggetevi le risposte, io cerco uno da cui copiare e vi posso corrompere con 100 euro. Ci sono due questioni. Uno, identificare qual è la porzione di energia fossile che noi stiamo utilizzando e poi come è ripartita tra le tre risorse fossili che usiamo, cioè il carbone, il petrolio e il gas naturale. Vedete che la somma indicata è diversa, 58, 85, 62 e anche come sono ripartite tra di loro. Niente, non ce l'ho fatta. Sì. Allora, io copio da lui, lei lo sa, 100 euro. 200. 200 euro, 400 euro, 600 euro, 800 euro, qui avrei dovuto starnutire ma c'è il Covid, glielo è... Ah, prego, grazie, grazie. Allora, qua siamo a 38, non avete ancora risposto tutti. C'era una domanda, ma in Italia? L'ho sentita, lei che faceva la domanda. In Italia? Non lo so. 42 risultati, 40... Voi avete votato? Arrivo con aria. E voi avete votato? Hanno votato anche qua. Lei ha votato? Lei è quella che sa sempre tutto, lo sappiamo. Voi avete votato, ok. Aspetta che passo di là. Adesso scendo di là. Ecco. Ah! Arrivo! Eccomi, lei ha votato? Si è spaventata! Hanno votato anche loro. Che bella mascherina arcobaleno. Lei ha votato? Cosa ha votato? Me lo dica. La 1, la 2 o la 3? Lui ha votato la 3. Lei ne sa? Non ne sa, ho peccato che l'ho sbagliato. Vado dal maestro Zecchina. Dica, maestro. Qual è meglio? La prima, la seconda o la terza? Vado! La prima, la seconda o la terza? Allora, qualcuno dice la seconda, la seconda! Com'è, prof? Mi schiaccio. Mi ero distratto. Non ti preoccupare. Male, male! Male! Gli allievi della Bordiga hanno sbagliato. Nel senso che in realtà noi consumiamo per una frazione molto elevata di risorse fossili, quindi
Dovevate scegliere quella che aveva il totale più grande, cioè l'85%, e in realtà la distribuzione tra petrolio, carbone e gas naturale sono molto vicine. Forse ne abbiamo una percezione che per esempio il carbone sia decisamente meno utilizzato, però a livello globale molte aree del globo si basano assolutamente sul carbone. Qualcuno sa dirmi quale area del mondo? Quale? La Cina, dicono la Cina. O anche in Australia, anche è estremamente importante il carbone. E quindi siamo in questa situazione, per cui il delta, cioè la fettina che ci resta dopo l'utilizzo delle risorse fossili, è piuttosto piccola. Abbiamo a 100 la corrispondenza dell'85. Ma seconda domanda adesso su questo tema. Se consideriamo il rimanente, qual è la risorsa non fossile più utilizzata? Ed è la prossima domanda. Tra le risorse non fossili, qual è la fonte energetica più usata? 1. Geotermico, 2. Fotovoltaico, 3. Nucleare, 4. Idroelettrico, 5. Biomasse. Vai con la musica, maestro. Adesso cerco un altro che lo sa. Vediamo dalla faccia. Lei lo sa? Sta facendo il video, ma ho visto che era un collega. Ha paura, eh? Qual è? Va bene. 21, 22. Presidente ha votato? Sì, ha votato. La Presidente ha votato. Va bene. Chiedo anche a mio padre. Hai votato? No, perché ieri lui era presente alla prova e le ha sbagliate. È un perito chimico, diciamolo. Ha sbagliato. Allora, lei ha votato? Certo, sì. Votato. Qual è? La 3, vero? La 3. È la 4. La 4? È la 4. Allora, 43, manca ancora qualche voto? Quale votereste? Facciamo. Allora, loro non si sono collegate, ma diranno quelle che votereste. Cos'è il terzo che non ho? Nucleare. Nucleare. Le 4 e lei? 3. Allora, professoressa Bordiga, a questi sono da aggiungere i due voti delle due signore, che una vota la 3 nucleare e l'altra la 4 idroelettrico, giusto? Vanno in pareggio, quindi in realtà è un maggiore il nucleare. Hai sbagliato! Tu quindi hai sbagliato! E per finire, l'ultima domanda, vediamo come ve la cavate qui. Se consideriamo questa nuova sequenza, dobbiamo scegliere qual è il fanalino di coda, cioè l'ultima risorsa utilizzata. Cioè, allora, tra queste fonti energetiche, scegli il fanalino di coda: idroelettrico, fotovoltaico, biomasse, solare termico, eolico. Vediamo. Mamma, tu che non ne sai niente, cosa diresti? Lei ride. Ma neanche io sono, non ne so niente. Biomasse, qualcuno ti ha suggerito. Allora andiamo di qua. Lei che ha questa faccia di studiosa, qual è? Fotovoltaico? Qua dicono un fotovoltaico. 33-34. Devo andare dalle due signore. Signore, mi dica. Io tengo punto delle. Mi dica. A 4, secondo lei invece? Io. 4? Ok. Le due signore non sono mai d'accordo fra di loro, comunque, io ve lo dico. 4 e 5 da aggiungere. Oh, salve, abbiamo iniziato alle 18:15. Prego, accomodatevi. Buongiorno, benvenute. Senta, secondo lei, stiamo risolvendo questo quiz. No, non mi interroghi. Oh no, oddio, nessuna interrogazione, va bene. Ok, aggiungiamo, abbiamo detto? 4 e 5, due voti, uno alla 4 e uno alla 5. Risultati, vediamo. Ah, la 3, non ci avete azzeccata questa niente. Ai 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 ai, le biomasse sono in realtà abbastanza utilizzate e anzi originariamente erano utilizzate molto di più prima ancora delle risorse fossili, perché le biomasse
Alle biomasse appartiene anche il legno, ovviamente, e c'è una grossa, diciamo, un grosso utilizzo ancora di legno come risorsa energetica. E quindi la risposta esatta, in realtà, è il fotovoltaico. Quindi il fotovoltaico, diciamo, se ne parla molto, ma è ancora assolutamente in un ambito di infanzia nel suo sviluppo. Pito. E questo ci permette di ampliare l'utilizzo di questa risorsa e di potenziarla assolutamente. Scusi, due hanno aspettato la sua risposta per cliccare fotovoltaico. Chi è stato? Lui? È un allievo della ho visto, sono appena hai detto fotovoltaico, tac tac, fotovoltaico. Bravi, così si superano gli esami, eh? Scherzo, scusa, vai avanti. Bene, quindi adesso cerchiamo di riassumere un po' tutto questo nostro ragionamento che abbiamo sviluppato insieme, vedendo appunto lo schema globale. Vedete che nella barra degli utilizzi abbiamo in sostanza prevalentemente le risorse fossili e poi seguono nucleare, biomassa, l'idroelettrica e così via. E poi abbiamo anche da considerare, tenuto conto dell'energia che utilizziamo, in che settori utilizziamo questa energia? Allora vediamo che inizialmente, diciamo, come primo consumatore di energia abbiamo industria e agricoltura, 37%, ma poi al secondo posto, e questo secondo me per chi non è del mestiere, almeno io la prima volta che ho visto questo dato mi sono stupita, abbiamo la generazione e trasmissione dell'energia. Quindi molta energia si disperde nell'appunto convogliarla e renderla disponibile on demand quando ne abbiamo bisogno, e questo rappresenta una dispersione di energia molto importante. Quindi abbiamo visto come utilizziamo l'energia e in che settori, ma allora com'è che questo uso dell'energia ha messo in crisi in sostanza il nostro pianeta, il nostro ecosistema? E per rispondere un pochino a questa domanda ho bisogno di farvi vedere una cosa che a voi è familiare. Certamente vi ricordate il ciclo del carbonio ancora dai libri delle elementari, probabilmente. Beh, noi abbiamo messo in crisi il ciclo del carbonio, perché al ciclo naturale del carbonio, in cui abbiamo l'intervento delle biomasse che appunto sono capaci di catturare l'anidride carbonica, combinarla con l'acqua e utilizzando l'energia del sole producono materiale, appunto le biomasse. Poi questo ovviamente dà il via alla catena alimentare, in cui abbiamo non solo le biomasse ma anche gli animali, gli erbivori, i carnivori, con un equilibrio tra prede e predatori, e tra questi abbiamo anche l'uomo. Ma l'uomo negli ultimi 200 anni, come abbiamo visto, ha potenziato enormemente l'utilizzo delle risorse e in questo modo ha dato origine a un'enorme emissione di anidride carbonica. E per fare questo che cosa ha fatto? Si è rivolto alle risorse che nei milioni di anni la Terra era riuscita a trasformare e a conservare nelle viscere al suo interno. E questo è ancora il nostro tesoro nascosto, che ormai nascosto non è poi così tanto. E appunto questo però ha richiesto tantissimi milioni di anni, e noi in 200 anni abbiamo praticamente dissipato molto, una frazione molto consistente di questo tesoro. Così non possiamo continuare, perché la parte destra del ciclo è estremamente veloce, accelerata, e non viene compensata dalla parte sinistra. Quindi da una parte abbiamo un ciclo veloce e dall'altra un ciclo lento. Abbiamo bisogno di venire in soccorso al ciclo veloce, e quindi per questo già da molti anni stiamo cercando di sviluppare un ciclo artificiale del carbonio. In questo ciclo artificiale una molecola assolutamente essenziale è appunto la molecola di idrogeno, perché la molecola di idrogeno può combinarsi con la molecola dell'anidride carbonica e, usando varie forme di energia, tra cui anche eventualmente l'energia solare, convertirsi in molecole che poi possono entrare nel nostro ciclo produttivo. E quindi questo permetterebbe di nuovo di bilanciare il nostro ciclo. Il problema è come lo otteniamo, l'idrogeno. Beh, attualmente l'idrogeno è ottenuto ancora da risorse fossili, e quindi questo non ci aiuta a risolvere il problema. Ma accompagnato alla produzione di idrogeno in maniera sostenibile,
Ovviamente abbiamo interesse ad usare elementi che siano facilmente disponibili e non ovviamente tossici, e poi anche cercare di sviluppare processi che utilizzino a loro volta una minore densità energetica, e quindi possibilmente lavorando a temperature moderate e anche a pressioni non troppo elevate. E tutto questo richiede appunto molta tecnologia, molto sviluppo e ricerca, e molti di noi sono coinvolti in attività in questo settore. Vediamo come è ottenuto l'idrogeno attualmente. Attualmente l'idrogeno è ottenuto per il 95%, quindi praticamente l'intera totalità, di nuovo da risorse fossili. E questo ovviamente fa sì che eventualmente sviluppare una tecnologia che usa l'idrogeno, se le condizioni di produzione dell'idrogeno non cambiano, non risolve assolutamente il problema. Attualmente questo idrogeno viene utilizzato in diversi settori industriali, per esempio la produzione di ammoniaca nell'industria chimica in generale, nell'industria elettronica, nella metallurgia. Ma se noi vogliamo che l'idrogeno diventi un vettore energetico e quindi contribuisca alla sostenibilità da un punto di vista della fornitura di energia, i numeri cambieranno sostanzialmente, quindi a maggior ragione non potremo più utilizzare l'idrogeno prodotto nel modo con cui lo utilizziamo ora. Dobbiamo produrlo diversamente. Ho riportato qui uno schema, cioè l'idrogeno che utilizziamo oggi è quello prevalentemente denominato idrogeno grigio, se è prodotto dal gas naturale. E possiamo considerarlo come una dimensione di volume di idrogeno prodotto, quello di una casetta di un piano. Se l'idrogeno diventasse il nostro vettore energetico di eccellenza, dobbiamo immaginare di dover avere la necessità di una produzione di idrogeno 10 volte tanto, quindi un palazzo di ben 10 piani. Quindi a maggior ragione la produzione dell'idrogeno deve completamente cambiare. E per questo si sono sviluppate due tecnologie, una che prevede ancora l'utilizzo di risorse fossili, ma accompagnando alla produzione dell'idrogeno c'è anche la capacità di stoccare e quindi non immettere in atmosfera l'anidride carbonica che viene prodotta nel processo di produzione di idrogeno quando si usa il gas naturale. E come terza strada invece la produzione di idrogeno verde, che si ottiene per la scissione della molecola d'acqua, come abbiamo detto nell'introduzione. Ma a questo punto ci possiamo porre la domanda, ma se ci serve l'idrogeno e se vogliamo dell'idrogeno verde, per l'idrogeno verde abbiamo bisogno di acqua, di quanta acqua abbiamo bisogno per produrre questo idrogeno verde? Possiamo permetterci di usare l'acqua per produrre l'idrogeno verde? Beh, sono andata a cercare alcuni dati in questo articolo, diciamo, pubblicato qualche tempo fa, e i valori sono a valori che possiamo abbastanza gestire se confrontiamo le necessità, le richieste di acqua in altri settori. Ovviamente in cima alla classifica abbiamo l'idrogeno che ci serve per l'agricoltura, ovviamente, ma anche l'idrogeno cioè l'acqua che ci serve per l'industria o per usi domestici è assolutamente ampiamente superiore alla richiesta di acqua per produrre idrogeno che ci potrebbe essere necessario, e quindi in sostanza ce lo possiamo permettere. Ma a questo punto quanto siamo disposti a pagare per questo idrogeno verde? Avanti, quanto siete disposti a pagare? Prendete i cellulari, vediamo un po'. I 100 euro li ho già dati, una galatina per un suggerimento? Una galatina? Ah, una galatina, ok. Ma lei ne sa? Lei ne sa? Risposta, non capisco perché. No, sì, no, faceva domande interessanti prima. Ecco, per H2 verde quanto spenderesti? Anche 10 euro per i prossimi 10 anni, sapendo che poi costerà meno qua. Non più di 5 euro, se costasse di più investirei in H2 blu, fa anche rima. Non pagherei H2 verde più di 2 euro perché credo che sia tutta una messa in scena. Avanti, rispondete. Una galatina, vengo da lei, mi dà la risposta. Che qua, vabbè che io sono un umanista, ma qualcosa devo imparare. Prego, una galatina, una risposta. Ah, beh. Lei è una milanese? Se c'è qualche genovese, quando l'abbiamo fatto a Genova, la 3 andava per la maggiore. A Genova, ho detto, non fate i genovesi, niente, la 3.
Signore, voi siete d'accordo stavolta? La 1, sono d'accordo anche le signore. Guarda, due galatine, guardi, confezionate. Una. Prego, ma si figuri, guardi. Aspetti, dovrebbe essercene un'altra. La tenga per dopo, la tenga per dopo, guardi. Le ho finite, basta, non ne ho più. Allora, 38, qualcuno non ha ancora risposto. I ritardatari hanno risposto? Non lo so. Ah, ok. C'è sempre qualcuno che aspetta la risposta giusta per rispondere. Adesso vado a vedere. Voi avete risposto? Allora, vediamo qua. Voi avete risposto? I più piccoli rispondono sempre bene. Lei ha risposto, lei che ne sa, con questi occhi azzurri. Qual è la risposta? La 1, la 2, la 3? Ah. Ok, qualcuno ha risposto la 2. 44... Lei che sa tutto di questo edificio? Va bene, avete risposto anche di là? Ok, vediamo i risultati. Ah, siamo ricchi! Bene, bene che siamo così disponibili, perché se investiamo in queste tecnologie e se queste tecnologie diventano poi utilizzate su larga scala, sarà possibile nei prossimi 10 anni ridurre il costo e quindi rendere il tutto davvero più sostenibile. Quindi vi ringrazio molto di questa fiducia e davvero ci impegneremo molto nei prossimi anni per cercare di raggiungere questo obiettivo. Grazie molto, è molto importante per noi. Quindi a questo punto in qualche modo possiamo completare il nostro quadro. Questo è il nostro ciclo artificiale del carbonio, in cui abbiamo trovato una strada per avere idrogeno disponibile utilizzando risorse energetiche rinnovabili, quindi idrogeno disponibile che si può combinare con l'anidride carbonica e dare così origine a una chimica più sostenibile. Abbiamo bisogno di idrogeno sostenibile. Lei è idrogeno grigio, idrogeno verde, idrogeno blu. Cerco di non farle volare, cerco di stoccarla. Ho imparato. Ecco. Sì, ecco, sì, sì, scusate. Sono di qua, sì. Potrei anche cadere. La morte in palcoscenico. Prego, signora Terra. Io volevo restare verde. Maestra Terra. Allora, idrogeno, hai capito cosa devi fare? Non troppo. Come no? Devi andare, hai una missione da compiere, molto importante. Devi andare a conquistare CO2. Sai, lei no, non è molto ben vista, è un po' scontrosa, un po' pesante. Non reagisce sempre molto bene, ma è importante che tu la conquisti, perché tu invece sei molto energetico e da te davvero dipende molto. Quindi vai, vai da CO2 e conquistala, cerca di farla innamorare di te. Potrete fare grandissime cose insieme, davvero. Perché sei così titubante? Perché è scontrosa, perché è pesante, perché non la sopporta nessuno. Tutti dicono idrogeno qui, idrogeno là, idrogeno su, idrogeno giù. Coraggio, forza, devi andare, devi, anzi, guarda, devi farti in tre per lei, perché se tu riuscissi a conquistarla e magari a fare metanolo sarebbe una molecola ideale, potremmo fare tutto col metanolo. Coraggio, vai, vai, idrogeno. CO2 ti aspetta. Ti aspetta e devi pensare che se noi consideriamo invece le molecole dell'aria, sono molto più pesanti di te. E quindi tu, se io mando in cielo la molecola o l'aria, l'aria cade e anche la CO2 è estremamente pesante. Invece tu sei leggero e siccome sei leggero tendi ad andare via dalla Terra e quindi ti devi unire, unisciti a CO2. Coraggio, idrogeno. Oh. Oh.
pure il vestito col microfono. Solo perché me lo dici tu, maestra. Oh, è arrivato idrogeno. Dio mio, non sapevo che il vestito rosso. Guarda che mi pagano, è per questo. Ok. Di che colore sei? Salve. Per il bene dell'umanità. Sì, va bene. Cosa c'è? Metanolo! Marina, non è bellissimo? Bellissimo, sì. Neanche 9 mesi. È uscito subito. Prego. Scusi. Metanolo, una molecola molto importante. Ora il metanolo viene fatto a partire dal monossido di carbonio e dall'idrogeno, e ottenere questa miscela, il monossido di carbonio e l'idrogeno, il gas di sintesi, richiede moltissime energie, quindi sintetizzare il metanolo richiede molta energia. Quindi se non riuscissimo a ottenere metanolo non più da questa miscela ma direttamente dall'anidride carbonica, sarebbe un risultato fantastico. E poi dal metanolo potremmo fare moltissime cose, e di questo tipo di attività noi ci occupiamo in questo progetto, che è stato finanziato dalla Comunità Europea, che quindi ci permette di studiare la formazione e la sintesi del metanolo. Ma poi, siccome questa reazione è poco spostata verso i prodotti, cioè verso il metanolo, combiniamo questa reazione con un'altra reazione ancora, in cui il metanolo si trasforma ulteriormente e produce direttamente o un combustibile o un monomero che poi serve per la produzione dei polimeri. E quindi con questo riusciamo davvero a chiudere il cerchio e riusciamo a produrre etilene e propilene in maniera selettiva, e poi queste molecole le possono essere utilizzate per fare i polimeri. E i polimeri noi sappiamo che sono estremamente importanti, perché hanno migliorato di molto la nostra vita, fornendoci una vastissima gamma di materiali e prodotti che ci semplificano molto, perché sono robusti, sono resistenti, costano poco, e quindi hanno davvero ampliato la disponibilità e facilitato molto la nostra vita. E quindi di questo noi possiamo essere assolutamente soddisfatti, perché è importante avere a disposizione le materie prime, di nuovo riuscendo a staccarci dal petrolio, cosa che invece adesso, appunto, questi materiali vengono prodotti in sostanza di nuovo utilizzando risorse fossili, sia come fonte energetica e sia come mattoncino, quindi monomeri che vengono utilizzati per fare i polimeri. E quindi possiamo assolutamente pensare di sostenere quella che è la crescita dell'utilizzo dei materiali polimerici, che è rappresentata in questo grafico, però assolutamente usando risorse rinnovabili, come mostrato in questo schema che è stato utilizzato come copertina per il nostro lavoro, in cui abbiamo inizialmente l'anidride carbonica e l'idrogeno, che formano prima il metanolo, e poi, entrando in questa box magica, fanno uscire le molecole di etilene e propilene. Fantastico, ci stiamo lavorando. E a questo punto ci domandiamo: ma le materie plastiche da quando sono diventate un prodotto di utilizzo di massa? Beh, dobbiamo tornare indietro agli anni 50, e da questi anni, all'inizio, queste materie plastiche, la produzione, hanno ricevuto anche un aiuto da situazioni anche abbastanza fortuite. Per esempio, all'inizio la ricerca è stata sponsorizzata molto grazie a una banalità, se vogliamo.
c'è stato un boom di acquisto di un oggetto molto semplice, l'Hula Hoop, per cui questa azienda ha avuto improvvisamente la disponibilità di molte risorse per fare ricerca e poi da lì è cresciuto tutto. Ma in questo ambito, diciamo, questa azienda era un'azienda americana, ma in questo settore abbiamo anche delle eccellenze, delle grandi scoperte in campo nazionale e tutti quanti ci ricordiamo del propilene e il polipropilene e tutti gli oggetti derivati da questa tecnologia. E chi si può dimenticare dello sketch di Gino Cervi Bramieri che diceva vada bene che siamo plain perché è resistente e conveniente e non c'è modo di distruggerlo, ma vada bene che sia moplen. E mo e mo, moplen. Complimenti, facciamo un applauso. giusto. Beh, però diciamo, forse comunque abbiamo un po' abusato nell'utilizzo di questi materiali che appunto, come vi dicevo, ci aiutano nella vita di tutti i giorni, però come spesso succede c'è anche un rovescio della medaglia. Forse abbiamo esagerato e adesso abbiamo un problema di gestione di questi materiali a fine vita. E troppo spesso, siccome sono materiali che producono oggetti piuttosto economici, non abbiamo così il riguardo di cercare di allungare la vita a questi oggetti. E quindi ci troviamo nella situazione di avere ormai raggiunto quantitativi di materiale plastico non utilizzato. Però possiamo trovare delle strade per mitigare questi problemi, per esempio evitando gli usi monouso degli oggetti in plastica e anche pensando di procedere anche a una separazione, a un riutilizzo delle materie prime in modo tale da rendere il tutto di nuovo sostenibile. E da questo punto di vista è importante, e questo è un messaggio per tutti noi, lavorare in prima persona, quindi mettere dei nostri sforzi, ma anche c'è bisogno di un lavoro collettivo, di chi anche prende le redini, no, del nostro vivere comune, quindi stabilisce delle regole e quindi anche l'apparato politico-amministrativo ci deve guidare in questo, dando delle norme che siano rispettabili e poi rispettate. E per questo, diciamo, vorrei poi concludere con un pensiero finale che mi sembra estremamente importante. Questo pensiero è stato espresso da Mario Giacomo Levi e vorrei che lo leggiamo insieme e concludiamo con questo pensiero che è molto importante in questo momento preciso, particolarmente delicato per il nostro mondo. Non è il possesso naturale delle materie prime che basta dare ricchezza, come non è il difetto delle stesse materie prime che produce la povertà. Le uniche vere fonti capaci di dare ricchezze durature e di distribuirle nel mondo, annullandone le povertà, sono i commerci e gli scambi onesti di materie prime e di prodotti finiti, le industrie che consumano e che trasformano, i cervelli e le braccia che operano, gli uomini che fraternizzano e che collaborano. Se finì. La professoressa Silvia Bordiga ha interpretato Silvia Bordiga e Madre Terra. Idrogeno, non solo. Elena Ruzza, attrice. E Gabriella Bordin, la regista. Vieni Gabriella che facciamo una foto insieme. Vieni a fare foto. Ah, bene, bene. Grazie a tutti e a tutte! Viva! Ecco ancora questo. Grazie mille. Grazie a tutti.
È finito. Dovevo dire. Non posso più togliermi niente. Non possiamo neanche qua, baciarci, ragazzi, perché c'è il Covid. Non possiamo più fare niente. Ah, idrogeno, vieni qua. Ho visto un bambino a cui dare... I però poi volano questi, sei così leggera. Sì.